Benvenuti a questo tutorial dove andremo a vedere come sia molto semplice con Photoshop cambiare prospettiva ad un oggetto. Quello che vogliamo fare in questo caso è far sì che la scatola verde prenda la stessa prospettiva, dimensione e posizione della scatola blu. Per fare questo prendiamo la scatola verde, la trasciniamo sopra la scatola blu in modo da far combaciare l'angolo inferiore della scatola. Dopodiché andiamo su Modifica, Alterazione prospettica. Fatto questo, andiamo a selezionare intanto il primo lato, trascinando e spostando questi pallini nella scatola in maniera precisa, così. Ecco qua. Dopodiché andiamo a creare un secondo, basta trascinare, si incollerà automaticamente all'altro. E andiamo anche qui a sistemare perfettamente i nostri pallini. Perfetto. Fatto anche questo, creiamo il terzo lato, eccolo qui, cliccando qui. Si incollerà gli altri due e avremo un'altra maniglia da tirare per posizionarla in maniera precisa. Aggiustiamo il tutto in modo da essere belli precisi. Piuttosto andiamo un po' in fuori, che è troppo all'interno della scatola. Ok, fatto questo basta dare invio e possiamo adesso tirare queste maniglie che si sono create e modificare la scatola a nostro piacere. Meglio ancora se l'opacità del livello la abbassiamo per vedere meglio e prendere il riferimento in modo più preciso. Vedete quanto sia semplice adesso adattare la scatola superiore e la scatola inferiore. Un po' di pazienza. E in pochissimo tempo abbiamo realizzato la prospettiva identica della scatola superiore con la scatola inferiore. Ok, basta l'invio. Possiamo riportare l'opacità al 100% e abbiamo ottenuto la scatola con la stessa prospettiva identica di quella sotto. Spero che anche questo tutorial vi possa essere utile. Ci vediamo alla prossima. Ciao!